prima giunta comunale per il sindaco di Pescara Carlo Masci per l'approvazione della delibera con le linee di mandato da discutere poi in consiglio comunale. Una giunta ridotta rispetto ai 9 assessori previsti. La Lega infatti al momento non fa parte dell'esecutivo a causa delle quote rosa previste dal primo cittadino. Masci, come è noto, ha previsto 9 assessorati di cui 4 riservati alle donne. Alla Lega aspettano 3 assessori e vuole che 2 di questi siano esponenti femminili. Condizione quest'ultima che non è stata però accettata dagli esponenti di Salvini. La Lega ha ribadito ai microfoni del TG8 Gianni Santilli. Ha chiesto 3 assessori oltre al sottoscritto Adelchi Sulpizio e Patrizia Martelli più Marcello Antonelli alla presidenza del Consiglio Comunale. C'è l'ipotesi anche che Masci si possa presentare con una giunta ridotta? Può essere questa possibilità, cioè anche perché la giunta deve essere composta da 9 componenti, ma non dice che deve essere 1, 2, 3. La giunta può essere anche di 4, 5. Intanto il sindaco ha deciso di partire forse in questo modo, ma per dare già una volta e un segnale forte alla città. In merito alla necessità di dotare la città di Pescara di un governo, richiesta avanzata anche dalle forze di opposizione, Santilli ha replicato che... Le forze di opposizione, non so a che cosa ti riferisci, ma se parla il PD forse è meglio che siano zitti per quello che hanno combinato in questi 5 anni. Noi vogliamo lavorare e siamo pronti a riportare Pescara ad essere una città capoluogo che ha tutte le potenzialità per poterlo fare. Forse il Movimento 5 Stelle qualcosina potrebbe dire, ma il PD forse è meglio stare zitto. E sui lavori della Giunta, il sindaco Carlo Masci, fuori dai microfoni, ha affermato che... Oggi c'è il primo atto necessario dell'amministrazione e noi abbiamo anticipato il Consiglio proprio perché siamo operativi al 100%. Questa è una legge che prevede la rottamazione e che la precedente amministrazione ha ritenuto di non fare, perché avrebbe potuto farla. Io penso invece che bisogna favorire i cittadini e dare l'opportunità di chiudere le pendenze che hanno con il fisco e anche con il comune, quindi ho anticipato il consiglio portandolo al primo per approvare questo provvedimento e così partiamo la giunta. In questo mese siamo stati operativi al 100%. Santilli, per concludere, quale potrebbe essere la soluzione? La soluzione potrebbe essere che i partiti si mettano intorno a un tavolo al più presto per far sì di mettere il sindaco in condizioni di poter trovare la quadra.